Lei prende delle posizioni in merito alla decisione della città di Gela di staccarsi dalla provincia di Caltanissetta. Quali potrebbero essere le conseguenze per Caltanissetta, appunto? Il lavoro che abbiamo fatto in questo ultimo anno è quello di superare gli ormai anacronistici campanilismi per cercare di fare sistema. E io credo che la nostra provincia, dentro un'idea di area vasta della Sicilia centrale, che comprende anche Enna, Agrigento, può rappresentare un'opportunità di crescita non indifferente. Ora, in questa idea di provincia è chiaro che Gela non può non essere compresa, perché Gela è una realtà importantissima, sia per la sua posizione geografica, quindi l'area portuale, sia per la sua storia, soprattutto per chi punta sul rilancio turistico e del recupero post-industriale della città di Gela. Quindi io credo che questo è un momento molto delicato, molto importante. E l'appello che faccio chiaramente alle forze politiche, ai consiglieri comunali, ma anche ai cittadini di Gela, di valutare se una scelta di questo tipo in realtà rappresenta un vero e proprio rilancio per Gela o quando invece sia più importante che Gela resti parte integrante di una provincia che sta disegnando e sta costruendo una prospettiva futura. Un appello che peraltro estende anche ad altri comuni, quello appunto di Misciani e Butera. Assolutamente sì, il ragionamento è uguale perché nell'idea che stiamo condividendo ormai da tempo con tanti sindaci, ogni città ha la sua storia, il suo ruolo, è una risorsa unica e irripetibile. Allora io credo che quello che ha spinto, io comprendo anche il senso di chi ha voluto cavalcare l'onda della separazione dalla provincia di Caltanissetta, io credo che quelle logiche siano ormai abbandonate. E infatti mi sono sorpreso nel vedere qualche deputato regionale che con l'idea di disgregare questa provincia ha voluto sollecitare un campanilismo che ormai fa parte del passato. Oggi sono i sistemi che sono vincenti. E io credo molto nel mio territorio e credo molto che Gela può avere un vantaggio enorme a far parte di questo sistema e tutta la provincia avrà un grande vantaggio ad avere Gela, che è una città importantissima all'interno del nostro sistema.